di una gentilezza squisita, nonostante il suo passato scolastico. Quindi sono molto carini, molto carini. Poi mi ha messo a disposizione un videoproiettore che io avevo posto come condizioni sine qua non. Quindi comincio dalla fine, siccome io ho guardato la scaletta e ci ho lavorato anche un po' stamattina, penso che sia utile ribaltare le cose. Comincio da questo aforisma con cui probabilmente concluderemo il discorso, che è qui davanti a voi. Le mani sono la nostra storia. La storia è nelle nostre mani. È un aforisma che in parte è mio, in parte ho copiato da altre citazioni, non so chi sia l'autore. Comunque sia, ho scoperto una cosa, che i politici attuali, i nostri politici, hanno scritto un volantino che mi è capitato tra le mani questa mattina, che dice: il futuro della regione è nelle tue mani. Forse hanno studiato un po' di antropologia anche loro, può darsi che si siano aggiornati in questo senso. Ora, io cercherò, attraverso le informazioni che ho desunto tra una serie di libri di antropologia che ho letto, cercherò di spiegare questa frase, questo aforisma che è così sintetico, e di renderlo, di esplicitarlo. E comincio con, dunque, parentesi, abbiate pazienza se per caso con il computer io mi spiccio, perché a volte mi capita di aprire dei file che non sono quelli che vorrei aprire. Questo si può cancellare in questa situazione, vero? Queste sciocchezze che dico. Comunque, vediamo un po' se parte. Allora, parte o non parte, no? Ecco. Allora, voi tutti conoscete il film di Kubrick, Odissea nello spazio, no? Che è del 1968, quindi ha 52 anni. E tuttavia è un film, a parte che Kubrick è un regista straordinario, a parte certi film che poi lui stesso ha ripudiato, ma in Odissea nello spazio lui, consultatosi con alcuni antropologi, ha sintetizzato la storia dell'uomo, o meglio, dell'evoluzione dagli omini, dalle proscimmie, fino alla tecnologia che allora era avveniristica, perché nel finale di questa sequenza vedremo un'astronave che è librata negli spazi interplanetari, con una capacità di sintesi che è straordinaria. Ora la guardiamo, poi dopo ne discutiamo, se volete ne parliamo, cioè io accetto tutte le domande, il problema è che non so se risponderò, se sono capace di rispondere, questo è il punto fondamentale. Se sono capace cerco di dare una risposta, e se no dovrete avere pazienza, perché nessuno è perfetto. Allora, speriamo che parta. Prima andata, sì. Qui sapete che c'è una musica formidabile, c'è una musica di Johann Strauss, Also Sprach der Zarathustra, che è dei primi anni 20 del Novecento.
sequenza finisce qui sul palcoscenico. Allora, interessante. Io capisco che sia interessante questa comunicazione. È vero, allora il succo concettuale che io, al quale io aderisco dal punto di vista del mio modo di conoscere la realtà è che la violenza, perché la scimmia antropomorfa ha scoperto casualmente il modo di afferrare con una presa di forza un femore di un animale, e con questo femore ha ucciso non solo altri animali con cui sfamare i piccoli, la sequenza dei piccoli era tutto un po' scura perché in effetti, ma con la quale ha allontanato l'altro gruppo di scimmie antropomorfe che si volevano abbeverare alla stessa sorgente. Quindi ha vinto una guerra dal punto di vista tattico. E questa violenza ha portato nella storia dell'evoluzione, si parla ovviamente di centinaia di migliaia di anni, alla tecnologia contemporanea. E non è una sola invenzione di Kubrick questa, ma è documentabile anche, adesso se non faccio errori di carattere troppo grave, è documentata anche da altri. Io ho trovato una documentazione sintetica, ma vi vorrei solo citare un libro che per me è stato fondamentale, di John Zachary Young, che è intitolato La scienza dell'uomo, due punti, biologia, evoluzione e cultura, un libro pubblicato dalla Bollinger negli anni 70, che in effetti sintetizza in maniera estremamente chiara questa problematica evolutiva. Ora, ho trovato un altro filmato di David Attenborough, che è un divulgatore scientifico che conosciamo tutti, insomma, che ha lavorato e continua a collaborare con la BBC, anche se è ultra novantenne, che nel 90 fece un servizio sugli scimpanzé del Borneo, e sottolineando che lo scimpanzé, che è il nostro parente più prossimo, io ho avuto punti scolari che ci assomigliavano, alcuni, solo alcuni. Ah, ci sei! Grazie! Era potuto andare a finire, però non è stato. No, ma guarda che ti interrogo dopo. No, ti chiedo qualcosa, non ti interrogo. No, ti ringrazio anche di esserci. In cui lui documenta una sequenza di caccia, dove tanto le scimmie antropomorfe, cioè gli scimpanzé, sono gli unici, poi voi mi contesterete indicandomi altre cose eventualmente, le uniche scimmie antropomorfe che utilizzano gli utensili, cioè utilizzano gli strumenti con cui poter cacciare altri, non soltanto per raccogliere i mieli, una stecca infilata in un favo di api consente loro di suggerire i mieli in maniera, ma di utilizzare questi utensili come arma di offesa. Posso chiedere una cosa? Prego. E questo da dove deriva? Cioè una struttura cerebrale diversa dalle altre scimmie? Deriva da un sistema evolutivo differenziato. Intanto loro sono, rispetto per esempio all'orango, che è monovalente dal punto di vista dell'alimentazione, cioè mangia, sì, è solo erbivoro, sia chiaro che non ha niente a che fare con l'uomo in questo discorso. Lo scimpanzé ha differenziato il suo tipo di alimentazione, e questo naturalmente nell'arco di milioni di anni ha consentito una possibilità di sviluppo e di dialogo cervello, mano-cervello, che è quella che è una molla evolutiva importante, che è poi la radice del nostro discorso, insomma, quella di verificare attraverso questo dialogo. Ecco, volevo far vedere prima, naturalmente la scaletta è stata stravolta, prima avete visto l'immagine di quell'homunculus, che è una sintesi di un'immagine che l'antropologia
ha condensato. Ci sono delle mani enormi, sono le parti del corpo umano che corrispondono alle parti cerebrali. La mano ha un ruolo enorme rispetto, quindi ha un collegamento fondamentale con il cervello rispetto ad altre parti del corpo. Dopo lo rivediamo, così è più chiaro il discorso. Vediamo un attimo questo, non lo vediamo tutto perché dura 10 minuti, non voglio farvi perdere troppo tempo, anche perché voglio dire tante cose. Qui, nelle fitte foreste della Costa d'Avorio, nell'Africa occidentale, vivono i parenti più stretti dell'uomo, gli dai, non ti fermare. Chimpanzé. Ecco una scena armoniosa e tranquilla. Di solito non pensiamo a loro come a dei cacciatori. Li consideriamo piuttosto dei gentili vegetariani che masticano frutti e foglie. Ma se li seguiamo per un po' di tempo nel loro habitat naturale, in queste foreste africane, scopriremo che sono dei predatori. E cacciano in gruppo, con una strategia molto più complessa degli altri animali predatori. Tranne, ovvio, l'uomo. Uno dei cacciatori, il maschio, cosiddetto esperto, è seduto proprio lì. È il periodo in cui vanno a caccia, la stagione delle piogge. Le loro prede abituali sono le scimmie, ma sono molto selettivi. Ecco un cercopiteco di Ana, una scimmia piuttosto grande che gli scimpanzé affrontano spesso. Un cercopiteco dal naso bianco. I colobi rossi sono molto più agili degli scimpanzé e, siccome pesano circa la metà di loro, possono arrampicarsi anche sui rami più sottili. Gli scimpanzé riescono a catturarli solo se vanno a caccia in gruppo. Tra questi 60 animali che regolarmente cacciano i colobi, ci sono 6 maschi esperti. Eccone uno. Il modo risoluto in cui cammina indica che è iniziata la ricerca della preda. Gli altri membri della squadra di cacciatori non sono molto distanti. Stanno seguendo le scimmie da 20 minuti, aspettando il momento buono per attaccarle. Useranno quasi certamente questa tecnica. Uno scimpanzé farà in modo di spingere il colobo davanti a sé. A questo punto altri si disporranno su entrambi i lati. Sono i placcatori che non devono catturare la preda, ma solo bloccarla. Poi arrivano i cacciatori che cercano di agguantare il colobo. Alla fine tocca a un maschio che si metterà davanti a tutti, tendere l'imboscata, chiudendo definitivamente la trappola. I colobi cominciano ad accorgersi di qualcosa. Uno scimpanzé riesce ad evitare che le scimmie si sistemino e le obbliga a spostarsi in una zona in cui sarà più facile portare a termine l'agguato. Questo è uno dei placcatori che ora con calma si mette davanti al colobo. È arrivato a metà dell'albero. Sta rendendosi deliberatamente visibile. Sembrerebbe che siano tutti in posizione. I battitori sono arrivati su. Ed ecco il maschio che sta per tendere l'imboscata finale. È salito anche lui. Se riesce a scappare adesso, il colobo è davvero fortunato.
L'hanno preso. I cacciatori in disparte lo fanno a pezzi. Tutti, anche gli scimpanzé che sono rimasti a guardare, gridano eccitati. Per essere diviso fra tutti i membri del gruppo. Sangue. Magari ci fanno orrore, ma in loro possiamo anche scorgere i volti dei nostri più lontani antenati. E se ci sentiamo atterriti di fronte a questa moltitudine violenta e assetata di sangue, dobbiamo pensare che da tutto ciò è scaturito il lavoro di gruppo che ha permesso al genere umano di compiere le sue più alte imprese. Questo è il concetto fondamentale a cui personalmente, ovviamente, io credo, perché è dimostrato dall'antropologia. Ovviamente, ripeto, questa scena è inquietante e tuttavia la rileggo, perché rileggo mi sono... A proposito, io ho fatto una dispersina, ho preparato una dispersina di poche pagine, quindi se per caso qualcuno la volesse, basta che mi scriva il mio indirizzo. Dopo lo lasciamo. Sì, è facile, dunque c.briganti@libero.it. In questa dispersina ho sintetizzato quello che abbiamo visto, cioè la moderna antropologia ha dimostrato che il dialogo incessante fra le mani e il cervello è stata la molla fondamentale dell'evoluzione umana. Dobbiamo pensare in un arco di milioni di anni, ovviamente, non... Alle radici delle civiltà moderne si trova la fabbricazione di utensili, cioè la caccia cooperativa. La caccia cooperativa vuol dire dialogo, vuol dire comunicazione, che prima è solo di onomatopee o di urla, o urli, per essere più esatti dal punto di vista della definizione per ciò che riguarda il genere, gli animali, ma poi è diventato linguaggio, è diventato un codice, perché un gruppo che vive in comunità deve avere un codice comunicativo, non soltanto visivo, non soltanto di segni, ma anche di onomatopee e ovviamente più in maniera più complessa di linguaggio orale. Ovviamente questo nell'arco di migliaia di anni è diventato anche 3, 4, 5 mila anni fa linguaggio scritto. Si parlava prima, citavamo la scrittura cuneiforme, uno dei primi esempi di scrittura trovata in Mesopotamia, che sta alla radice dei gruppi umani stanziali, quelli che hanno trovato una collocazione non di nomadi, quindi, ma di stanzialità, quindi la coltivazione dei campi, eccetera. Guarda, in quest'ultima frase che ha citato il buon Attembolo, che io vi rileggo rapidamente: questi musi imbrattati di sangue magari ci fanno orrore, ma in loro possiamo anche scorgere i volti dei nostri più lontani antenati. E se ci sentiamo atterriti davanti a questa moltitudine violenta e assetata di sangue, dobbiamo pensare che da tutto ciò è scaturito il lavoro di gruppo, che è questo il nodo concettuale, che ha permesso al genere umano di compiere le sue più alte imprese e anche le sue più alte violenze, perché la storia sanguina, tutta la nostra storia, tutta la storia dell'uomo è sanguinante, non è certo una storia di serenità. Ci sono tante utopie nella storia dell'uomo, questo sì, per fortuna, tanti desideri di pace, tanti bisogni, tanti richiami alla pace. Nella storia della nostra civiltà occidentale, dal Medioevo in poi, ce ne sono stati tanti. Io cito soltanto la straordinaria esperienza di Francesco d'Assisi, d'accordo, ma quella di Tommaso Moro nei primi del Cinquecento, che ha scritto un testo che non venne considerato minimamente allora, che è intitolato l'utopia, cioè utopos, cioè
credere in qualche cosa che non c'è, che non c'è, che non ha consistenza, che non ha luogo, ma comunque ce ne sono tante altre. Anche oggi chi crede di poter cambiare il mondo andando a votare è utopico in qualche modo. Questa è, la mettiamo tra parentesi, la cancelliamo. Ora, da questi cenni antropologici, ripeto, sono solo cenni, ripeto, quel libro che vi ho citato per me è stato straordinario, un bel volumone di 500-600 pagine, ripeto, John Zachary Young, La scienza dell'uomo, l'ho citato anche in questa dispensina. Poi ci sono altri testi, John Lewin, o Lewin, se è un antropologo americano, che ha studiato in particolare i segni e i pittogrammi delle caverne. E quindi, per rimanere ancora a livello di, diciamo così, di nostri antenati relativamente vicini, 10, 15, 20 mila anni fa, ecco, questo era l'homunculus che dicevo prima, è in qualche modo la sintesi, è la foto mia da piccolo, è la sintesi di quello che dicevamo prima, cioè le mani sono parte fondamentale del dialogo con il cervello. Le terminazioni nervose delle mani sono di una complicazione strabiliante e sono direttamente collegate alle sinapsi cerebrali e anche altre parti del corpo, anche la lingua, anche l'olfatto, ma comunque a parte questa ecco, qui ci troviamo di fronte ad una delle scene di una caverna di Paris-Sierre Pechmer in Francia, in cui troviamo le firme dei primi pittori preistorici. E anche qui sarebbe opportuno sottolineare il fatto che alcuni nella comunità che viveva in quella caverna andavano a caccia, a rischiare la vita. Altri, più furbi, disegnavano e organizzavano e preparavano le cerimonie rituali per bene augurare una buona caccia. Ed erano questi pittori, i quali firmavano le proprie opere con la loro mano, con il segno della loro mano. Probabilmente, quasi certamente, la mano corrisponde, vediamo un po' più da vicino, è un negativo, no? Mettevano la mano sulla caverna e poi spruzzavano sulla mano quell'impasto di colori o di strumenti che avevano a disposizione per dipingere questi oggetti. Ci sono in quasi tutte le caverne preistoriche, quasi tutte, ci sono questi segni. Vado oltre, ne faccio vedere altri. Questo per esempio è un altro segno affascinante, che è nella grotta di, adesso non mi ricordo se riesco a leggere, a Pechmer anche questa. Un'altra firma, è un pittore della preistoria, uno dei primi pittori della storia del mondo. Queste sono le grotte di Lascaux nella Dordogne in Francia, la sala dei tori, e si comprende perché venissero rappresentati questi animali possenti, a parte che i tori di allora erano forse tre volte la dimensione di quelli attuali, molto più potenti, molto più forti, ed è anche significativo che il toro nella cultura mediterranea sia simbolo di forza, di virilità, e le corna del toro sono simbolo di potenza. Ora non mi riferisco al gesto volgare che normalmente nella tradizione di una parte del nostro sud, ma anche della Romagna, si riferisce ad uno sberleffo nei confronti di chi è tradito da qualcuno, ma mi riferisco al segno della virilità, della forza. C'è un bellissimo documentario di David Attenborough sulle culture mediterranee che recupera proprio queste simbologie. E quindi vuol dire dai materiale didattico, però dopo gli studenti sei giustificata, così almeno non può suggerire. No, ma guarda, non c'è pericolo. No, ma io aspetto sui suggerimenti, ma in senso di allora spiegate. Comunque sia, sono affascinanti queste. Ecco, questi sono esempi presi dal libro di I segni dell'uomo di un inglese, di quello adesso, di un americano, di cui non ricordo il nome, ma ho l'immagine poco dopo, vediamo un po' se c'è, no? Non c'è qui? Bene, sono contento. Comunque, voglio dire, la presa di forza, che è quella che abbiamo visto prima
nel film di Kubrick, cioè la mano che raccoglie l'oggetto, prende l'oggetto con tutta la forza della mano, e la presa di precisione invece che utilizza soprattutto le tre dita iniziali della mano e che consente nella storia evolutiva di scolpire, di preparare questi oggetti che sono oggetti di caccia, queste prime pietre e che sono oggetti di caccia. C'è un altro filmato, sempre di Attenborough, che fu divulgato da Piero Angela negli anni 80 dalla nostra televisione, pare dal primo canale, in cui si vede proprio una mano, contemporanea ovviamente, che una serie sapiente di movimenti scheggia una pietra e ne forma nel giro di pochi minuti un'arma tagliente, affilata, che serve per la caccia. Questa serve per la caccia nelle acque e così via. Tornando indietro, cosa volevo dire? Queste le avete mai viste? Sì, sono bellissime. Sono a Naquane, che è un paesino della Val Camonica. Sì. I Camunni, infatti, è la tradizione dei Camunni. E a Naquane hanno fatto una bellissima serie di passerelle di legno che consentono di andare a visitare da vicino sono scalpellate nella roccia. Cioè, è affascinante, qui c'è addirittura un labirinto. E qui ci sono ovviamente gli animali che vengono cacciati. Vedete, qui c'è un uomo, una figura umana, che ha in mano una lancia e che a cavallo. È affascinante. A Naquane hanno sistemato un museo all'aperto, molto bello, meritevole di attenzione. Qui ci sono altre immagini, vabbè, adesso questo è un argomento che è giusto per ricordare che queste... ecco, la firma del primo pittore, ecco, questo ci consente di fare un aggancio e passiamo a una cosa più... passiamo a un argomento un po' più, diciamo così, più tenero, che è la storia della nostra cultura pittorica o addirittura scultorea. E cioè, non so se riesco a trovarlo. Ah no, prima volevo parlare dei segni delle mani. No, forse no, mani arte, va bene. Allora, voi conoscete tutti, penso, una delle cose più straordinarie che Ravenna possiede. Cioè, un esempio di damnatio memoriae, cioè di condanna del passato, che è nella chiesa di Santa Apollinare, oggi la chiamiamo Santa Apollinare Nuovo, è il mosaico in alto, sulla destra, che è il mosaico della Palatium, del Palazzo di Teodorico. Questo. Qui adesso l'immagine è... dopo andiamo nei dettagli. Allora, per non sbagliare le date, che spesso mi vedono piuttosto confuso, io vi leggo una brevissima... due righe molto rapide su questa, tanto che cos'è la damnatio memoriae? Era un provvedimento che nell'antica Roma veniva utilizzato per il quale nell'antica Roma il Senato dichiarava un personaggio o in vita o in morte anche nemico pubblico e se ne proscrivevano anche ogni forma di ricordo, quindi si cercava di cancellare il suo ricordo, ma sappiamo che il passato ritorna. E questo esempio di mani che affiorano dal passato è una delle cose più straordinarie. Secondo me, non dico unico perché non posso avere, non ho l'informazione oggettiva, seria, che sia un caso unico, ma sicuramente è rarissimo. Andiamo a vedere in dettaglio. Ora, qui in questo palazzo era rappresentato Teodorico al centro e i suoi dignitari, dove ora vedete questi drappeggi, vedete queste cortine di mosaico. Bene, quando la Ravenna venne, Teodorico dominò a Ravenna, comandò a Ravenna fino al 540 circa. Quando venne sconfitto da Giustiniano, che con le sue armate liberò Ravenna dalla dominazione dei Longobardi, di Teodorico. Quando Giustiniano comandò
ai suoi artisti di condannare tutti i segni del passato. Non riuscì a distruggere la tomba di Teodorico perché aveva già la cupola che andava creandosi, perché quando lo appoggiarono si inclinò. Questo esempio nella chiesa attuale di Santo Apollinario Nuovo è formidabile. I mosaicisti non riuscirono, o meglio, non completarono il lavoro di condanna, rimasero le mani. No, se ne saranno anche accorti, ma no, forse hanno detto, magari erano stati pagati fino a un certo punto e poi non ci sono più. E questo, secondo me, la mano che affiora dal passato ha una tenerezza straordinaria, ha una forza ha una forza simbolica formidabile, come dire, ci sono ancora anch'io, ricordatevi che ci siamo, il passato non si cancella. Sarebbe opportuno che tanti studenti di oggi, tanta parte di noi oggi si ricordasse di questo. Il passato non può essere cancellato, conoscerlo è un modo per superarlo, non dimenticarlo. Questo secondo me è un principio fondamentale, cioè insomma uno strumento di conoscenza utile. Altre immagini, anche soltanto alcune dita sono rimaste aggrappate a queste colonne. E trovo che sia un esempio formidabile. Quando è così in alto questo mosaico, che spesso, se non hai una guida significativa che ti spiega questa cosa, non lo vedi, non te ne accorgi, non ci vai. Vedi la teoria dei santi, vedi la teoria delle vergini, bellissimo, eccetera, eccetera. Però questa, per me, è una delle cose più affascinanti della cultura musiva renata. È una delle cose più belle perché porta con sé tanti richiami simbolici. Vabbè, ecco, questa è un'altra cosa. Questo non è un segno di violenza, è la mano di Dio. Capirete, se è la mano di Dio, di Dio cattolico, intendiamoci. Però il Dio cattolico è anche cattivo, la Bibbia non scherza mica. In realtà i mosaicisti erano di origine orientale, quelli che hanno costruito questo mosaico, che è a San Vitale. E nella tradizione orientale la benedizione si svolge con questo accorpamento dell'indice con le due dita intermedie, e ne deriva forzatamente che, scusate, del pollice. Devo ripassare i nomi, e non so neanche quelli dei piedi, tra l'altro. Del pollice con le due dita intermedie, che mi pare sia l'anulare e il medio. Rimane ovviamente in evidenza l'indice e il minore. Per cui sembra, pare, che sia un gesto che sia offensivo. Non lo è assolutamente, è una benedizione. E lo dimostra quest'altra immagine molto bella. Questo è il Cristo Pantocratore, che è nell'abside, un mosaico bellissimo, della chiesa di, aiutate, vicino a Palermo, di Monreale, del Duomo di Monreale. E questo, vedete, anche lui ha in evidenza le due dita estreme, l'indice e il minore. Quindi questo, vabbè, questo è un nostro, qui le mani sono nell'atto della pace, la mano aperta, ci sarebbe un altro filmato interessante di antropologia da vedere, breve parentesi, David Attenborough, sempre negli anni 80, guidò una spedizione che andò nelle foreste più sperdute del centro dell'Australia, in contatto con una popolazione che non era mai venuta a contatto con l'uomo bianco, e nel dialogo per modo di dire, perché si capirono a segni, il capo di quel gruppo di Biami, si chiamano, non so se siano adesso, se siano stati spostati come fecero per gli indiani in America, in riserve o in luoghi più apparentemente comodi, per loro la giungla andava benissimo, vivevano, era il loro habitat la giungla. Con questi biami essi dialogano a segni, indicando i luoghi, e fino al punto del sorriso, il sorriso è internazionale, il sorriso è uno strumento di comunicazione che vale per tutte le civiltà, come anche una grinza più cattiva e un occhio più, come dire, più di condanna, ecco. E quindi ci sono dei gesti che sono strutturalmente della natura umana, di qualunque civiltà, che sono che vanno al di là delle diverse separazioni storiche delle varie civiltà. E il gesto della mano aperta o della mano sul cuore è un gesto
gesto che è comune. E il bello è che poi, quando cominciarono invece a chiedere quanti erano i fiumi che circolavano in quella zona, questo capo dei indiani cominciò a contarli e li contò così, indicando prima la mano, poi la metà del braccio, poi la giuntura, adesso non ricordo i dettagli, poi qui e poi qui. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a tempo si dice, ma se uno non sa la sequenza con la quale vengono fatti questi segni, cioè la logica con cui questi segni sono prodotti, come fa a interpretare che questo è 7 o è un altro numero? Il che significa che per comunicare c'è un codice comune, un codice accettato dalla comunità. Poi c'è il creativo che si inventerà delle cose, ma voglio dire, nella storia dell'uomo la lang, cioè il codice comunicativo assodato e accettato da un gruppo umano, è l'elemento da cui partire per qualunque comunicazione o scontro di idee o diatriba, insomma. Vabbè, questa è un'altra cosa che non voglio far vedere. Queste sono monache di un convento che ho trovato per caso nel Veneto. Sono interessantissime anche queste, perché queste monache simulano con la gestualità dei loro mani dei riti legati alla cerimonia religiosa della messa. Ma comunque non era questo che volevo far vedere. Andiamo, facciamo altri esempi di storia dell'arte. Ripeto, prima stavamo parlando e cioè, qualcuno mi ha detto, ma non hai la mano di Dalì, non hai preso esempi dalla pittura di Dalì. Io ho scelto quelle che sì, un po' conosco e un po' fanno parte della mia tradizione, e poi insomma quelle che ho raccolto in questa breve sintesi. Ho cercato di prendere vari tipi di esempi, vari esempi diversi, e di coglierne, come dire, il senso fondamentale. Una delle mani che mi affascinano di più, non perché sia eroticamente, è questa, la pudica, la gestualità pudicissima della Venere di Botticelli, che è Anadiomene, cioè che esce dalle acque, nata dalle acque, con questa conchiglia che è chiaramente un simbolo di carattere sessuale, ma lei con una pudicizia raffinatissima si copre il seno e si copre il sesso con questa lunga serie di capelli biondi, e ovviamente intorno a lei ci stanno le ore, ci stanno i zefiri che raccolgono questa stupenda immagine che sembra quasi transumana, no? In realtà era l'amante di uno dei medici di allora. I tratti somatici sono quelli che Botticelli aveva tratto da una persona che lui faceva posare per lui. Questa è Verrocchio, ma ci interessa di meno. Queste sono le mani, il dettaglio delle mani di Verrocchio. Questa è una dei quadri più straordinari. Quando Goethe venne in Italia, visitò, quindi all'inizio dell'Ottocento, cioè il Grand Tour, i ricchi europei giravano per l'Italia cogliendone i segni della sua tradizione culturale, della sua tradizione artistica. Già il Cenacolo Leonardo era molto rovinato, si era rovinato pochi anni dopo la sua conclusione, aveva cominciato a deteriorarsi per l'umidità nel muro, poi pensate che il Cenacolo, a parte i disastri dei secoli, ma nel Settecento, quando le truppe francesi occuparono la Lombardia, veniva usato come ricovero per i cavalli dei soldati francesi. Non solo, ma i monaci di quel convento, che questo Cenacolo è accanto a Sant'Ambrogio, quindi che è una delle chiese romaniche più belle d'Italia, che è vicino al Cenacolo, i monaci, per arrivare al refettorio più rapidamente, sfondarono la parte inferiore del quadro, del 9-4, è una pittura murale, quindi è un affresco, e fecero una porta, geniali, ma comunque insomma succedeva. Il restauro, che è stato condotto per oltre 15 anni, è riuscito almeno a fermare il degrado, ma non a concluderne e non a recuperare i colori originali, che erano vivacissimi, pare fossero vivacissimi. E il fascino di questo quadro sta nel fatto che è un quadro muto, che è dipinto poco dopo che Cristo ha detto le famose parole: qualcuno di voi mi tradirà. E qui c'è un brusio delle loro mani che si agitano e che chiedono
Chi? Perché? Io? Le mani indicano, la mano indica la perplessità di tutti questi apostoli. Poi ce n'è una che è terribile, che è la mano di Giuda, che ora vedremo in dettaglio. Ecco, questo è Tommaso, quale dice col dito così, sono forse io? Oppure Giacomo Maggiore, che allarga le braccia, come dire, ma non è possibile. Cioè, insomma, c'è una implicita comunicazione orale, ma è soltanto gestuale. Quindi il quadro è silenzioso, il quadro vive nel silenzio. E il fascino è che in questo silenzio c'è un agitarsi di coscienze e di persone straordinarie. Anche il buon Filippo si autoaccusa, forse l'ho detto io, e così via. Carlo, secondo te in questo quadro è vero che Giovanni è Mario Maddalena? No. No. Secondo me no, o meglio, secondo quello che ho letto io in questo quadro, mi pare di no. Okay. Giovanni aveva sicuramente una fisionomia femminile, delle movenze, anche movenze femminili, ma infatti lo vediamo adesso Giovanni. Allora, Bartolomeo, Giacomo Maggiore, Andrea, ecco Giuda. Che cosa fa Giuda? Con la mano destra tiene stretto quel sacchetto di danari che gli è stato dato per tradire Cristo. Giovanni, vedete, infatti ha un volto effeminato, Pietro si appoggia a lui, come dire, non preoccuparti, ti spiego io, sai com'è, dopo cena succede sempre così. Questa è la sciocchezza, avevo portato i motivi di vino proprio per questa ragione. No, anche perché sennò diventa troppo serio, cioè, insomma, è un capolavoro, davanti ai capolavori bisogna inginocchiarsi e pregare, però è ovvio che uno può anche sorridersi sopra, insomma, in fondo è un modo per. Vabbè. E qui c'è un'altra serie di dettagli. Allora volevo dire che Goethe, quando venne in Italia, scrisse nel suo diario in Italia, scrisse: mai come in Italia ho capito il carattere degli italiani, mai come, poi non era ancora arrivato a Napoli, guardando il cenacolo di Leonardo ho capito che gli italiani parlano a segni, soltanto a gesti, piuttosto che parlare, cioè il tedesco si esprime con un linguaggio filosofico, chiaro, serio, composto, mentre gli italiani parlano da gesti, gli italiani comunicano da gesti. Ed è carina questa sottolineatura, carina nel senso che non c'è neanche tanto, non c'è una critica cattiva, corrosiva nei confronti della cultura italiana, è una sottolineatura della qualità anche del quadro. Ecco, questo naturalmente è sempre Leonardo, con la gestualità delle famose mani incrociate della Mona Lisa e di uno degli angeli, sempre effeminati, che assomiglia a Giovanni, come dicevo prima. Saltiamo perché, questo è uno dei punti più belli, questa è una delle cose più straordinarie della pittura italiana. Vediamo un po' se riesco a fare uno zoom, ecco, infatti è troppo zoom, però questo accennare della potente mano del Dio cattolico nei confronti di Adamo, della sua creatura. Questo gesto, che non è contatto, è però, come dire, è la creazione, è concedere ad Adamo la possibilità di vivere. E quindi trovo che sia una delle pagine più... Pensate che Michelangelo aveva, dopo aver dipinto la volta, che è stato un lavoro titanico, in più di 6 anni con la vernice che gli colava sul volto, pensate che poi Michelangelo soffriva di coliche renali per giunta, quindi lo capisco, se perché la metà più interrompeva il lavoro, ma al di là di questo si faceva portare l'acqua direttamente da Fiuggi. Questo non è una stupidaggine, è nelle sue lettere. Lui nelle lettere al nipote, che racconta la sua vita, racconta anche queste sue... Ha trovato un'acqua miracolosa a Fiuggi. In effetti. Dipende. Vabbè, andiamo avanti perché voglio, le mani di Michelangelo sono uno dei più possenti, più incredibilmente forti pittori, scultori, artisti del pieno Rinascimento, in cui la figura dell'uomo è al centro della scena, non è laterale, è vero che Giotto è stato uno dei primi a inventare la prospettiva, ma Michelangelo
con la potenza icastica delle sue immagini, delle sue sculture, l'ha reso protagonista della storia. Questo è il David che in realtà è la Repubblica di Firenze, con la forza di chi si sa opporre anche agli avversari. Le sue mani sono di una potenza straordinaria, le mani del suo, le mani che hanno lanciato da poco il sasso, sono di una potenza incredibile. Dunque voglio andare avanti, torno un attimo qua. Sentivo un pigolare e quando si pigola a volte. Certamente, non entro in dubbio, se andasse a scuola. A scuola quando spiegavo certe cose e poi chiedevo, allora cosa abbiamo detto? La risposta era, guardate il volto austero, forte, sicuro di sé del David, per fortuna l'originale è nel museo interno e quello che appare in piazza è una copia ovviamente. E la potenza della mano, ma qui siamo di fronte a Michelangelo, cioè Michelangelo è un pittore di una forza e di una potenza icastica straordinaria. Ecco, qui ci troviamo di fronte, purtroppo la rivoluzione è orrenda perché non è rossiccio, cioè il quadro ha un altro colore, purtroppo la copia che sono riuscito a trovare. Questo è un quadro affascinante, un quadro di Parmigianino, ed è uno dei primi esempi di rappresentazione pittorica di autoritratto davanti ad uno specchio concavo. La mano è deformata, vedete? Ma la deformazione è già qualcosa di più del Rinascimento. Stiamo uscendo a poco dal Rinascimento, anche se questo è nel 1524, quindi siamo ancora in pieno Rinascimento. Deformare gli oggetti è un modo per avvicinarsi al manierismo, cioè ad un tipo di cultura in cui non domina il razionalismo centralistico della pittura rinascimentale, della fiducia nell'uomo, della fiducia, cioè nel credere che l'uomo sia padrone del suo destino. Questo è il punto fondamentale. La cultura dell'umanesimo e del Rinascimento pone l'uomo al centro, la prospettiva nasce con loro. L'idea della prospettiva non è altro che quella di individuare una figura e metterla in uno spazio tridimensionale riconoscibile, comprensibile. Quando ci troviamo di fronte a delle deformazioni, siamo già di fronte a una realtà che esula dalla cultura rinascimentale e sta a poco scivolando verso le fantasie del secondo Cinquecento, le fantasie e anche le paure del secondo Cinquecento. Facciamo un esempio di carattere letterario e chiedo l'aiuto di Riscardo. Il rapporto tra, scusate se faccio, è un carissimo, è nascosto ma è presente. Se facciamo il confronto tra Ariosto e Tasso, se ricordate qualche pagina di loro due, in Ariosto non troverete mai un paesaggio notturno, mai, tranne in un episodio, quello di Cloridano e Doro, che sono due soldatini saraceni, uno ha i capelli biondi, tra l'altro, tipico saraceno, no? Che vanno nel campo notturno a cercare il corpo del loro capitano, che è Dardinello. Ora, sembra una scena notturna, no? Perché loro pregano la luna, che fa parte della loro cosmologia religiosa, e la luna si apre, squarcia le nuvole e illumina il campo. Quindi, mentre in Tasso ci sono delle scene notturne che sono cupe, ansiose, tutte piene di angosce, Tasso è un personaggio che è tipico della seconda parte del Cinquecento, che vive le contraddizioni del Cinquecento. Ora, adesso non stiamo qui a fare una menata troppo lunga sulla pittura del Cinquecento e sulla... altro straordinario esempio, poi dopo cerco di passare, questo è, lo riconoscete, Caravaggio, a San Luis dei Francesi, no? Ed è la vocazione di Matteo. Ora, qui Caravaggio è uno dei pittori più formidabili, più straordinari dell'ultimo Cinquecento e del primo Seicento, che ha aperto la strada a tutta la pittura successiva, a gran parte di essa almeno. Qui Cristo, che è questo personaggio qui sulla destra, notate che l'unica illuminazione viene data da una finestra che è alla nostra destra e che taglia con una lama di luce tutta questa scena, che è una scena sordida,
perché qui ci sono dei gabellieri che stanno puntando dei quattrini. Matteo, che è il tipo che sta puntando la mano sul suo petto, dice: ma come, io? Io vengo chiamato da te? Proprio io, che sono un peccatore, che sono un personaggio che bazzica nei quattrini, che lucra sull'uso dei soldi, io vengo chiamato da te? E la mano di Cristo lo indica in maniera chiara. Adesso vediamo se riesco, ecco qua, la mano di Cristo che è mollemente, però anche fortemente indicativa nei confronti di lui, ecco, e lui dice: chi, io? Sono proprio io? Anche questa è una scena muta, anche questo è un quadro muto, ed è un quadro che Caravaggio dipinse per la famiglia Contarelli, una ricca famiglia romana, e che è esposto, per fortuna nostra ancora, è visibile nella chiesa di San Luigi di Francese, in mezzo al caos del traffico romano, in mezzo a una cosa vergognosa, una chiesa comunque ancora affascinante, molto bella. Queste sono le mani sordide del gabelliere che sta contando il danaro, insomma, che sta seguendo i suoi istinti di ricerca. E questa è la mano straordinaria, perché è imperativa ma è dolce contemporaneamente, è abbandonata, è come se si appoggiasse a qualche cosa e indica con dolcezza, richiama con dolcezza la figura di Tommaso, di Matteo. E lui, stupito, stupefatto, guarda ecco, questa è un'altra mano che mi affascina, ma adesso non pensate male di me. Questa è la mano di una scultura formidabile del Bernini, siamo già in pieno 600, e qui in pieno 600 la cultura barocca miscela fascino rinascimentale, straordinaria euritmia e misura rinascimentale con un'atmosfera che è indubbiamente erotica. Insomma, pensate che è marmo questo, pensate alla mano che affonda nella coscia di questa donna, è il ratto di Proserpina, è una mano formidabile, straordinaria, che insomma, una qualità tecnica straordinaria, riuscire a rendere con il marmo, che di per sé è uno strumento sostanzialmente freddo ovviamente, rendere la sensualità di questo gesto, che mi ha colpito ovviamente e l'ho memorizzato. Andiamo avanti, guarda, allora siamo a stare, qui ci sono due Veneri desnude, una che è del Tiziano, che risale al secondo 500, e l'altra che è di Manet, che è una prostituta che però pudicamente copre le sue pudenda, ma insomma questo non mi interessa di meno. E questa è affascinante, questa è Rodin. Questo è Rodin, le due mani che si allacciano. Ma voglio saltare. Questo lo conoscete, Escher, sì, si può pronunciare, credo. Ed è un straordinario pittore, litografo olandese, che non ha avuto poi un gran successo, ma questa mano che sorregge una sfera, che è simbolo del mondo, insomma, che lo riflette in maniera stravolta, è affascinante. Anche questa è sempre sua, queste due mani che si rincorrono, si rincorrono, una vuole scrivere l'altra, una vuole scrivere sull'altra. Poi questa lasciamo stare, che siamo testi. Questa è una mano di un pittore, è una fotografia, scusate, di un fotografo, di cui adesso non ricordo il nome, ma me lo sono segnato da qualche parte, che condensa due aspetti fondamentali della nostra capacità di comunicazione. La mano, che è quella che agitiamo sempre quando comunichiamo, no? È difficile parlare quando sei agitato tenendo le mani conserte dietro la schiena, come diceva il nostro maestro, oppure stando così, oppure tenendo le mani proprio ferme. Quando parliamo, noi comunichiamo con le mani. La gestualità delle mani è fondamentale. Noi esplichiamo il nostro pensiero attraverso la gestualità, quello che sto facendo io, perché cerco di stare fermo. E soprattutto gli occhi, che dalle mani vengono rappresentate, questo che è tutto un montaggio ovviamente affascinante. Ma questo è l'ultima pittura che volevo presentarvi prima di passare all'altro argomento, dipende, perché possiamo anche, ditemi, cioè possiamo anche rinviare ad un secondo incontro.
Ciao! Oh, bene, sei venuta dunque. Bene, sono contento. Dopo ti esplico quello che ti avevo chiesto. Grazie. Scusate. Allora, questo è uno dei quadri più straordinari della storia della pittura. Straordinario. Perché? Perché con la tecnica del cubismo lui riesce a rappresentare uno dei drammi storici più intensi e crudeli della guerra di Spagna, cioè il bombardamento di Guernica, su cui si accanirono, anzi su cui si esercitarono addirittura gli Stukas tedeschi, per fare una prova di bombardamento in una città inerme. Era una città che non aveva alcuna valenza strategica dal punto di vista militare. Era una città però su cui loro accanirono la loro violenza, e qui torniamo alle scene antropomorfe, con uno strumento tecnico più aggiornato, accanirono la loro violenza perché sapevano che non c'era contraerea, quindi non avrebbero perso neanche un aereo, neanche un uomo. Guernica fu bombardata nel 1936, poco dopo l'inizio della guerra di Spagna, cioè della sovversione di Francisco Franco contro il governo che era stato eletto democraticamente in Spagna, che era un governo di sinistra, di centro-sinistra. Questo quadro sarebbe da analizzare con molta attenzione, ma almeno una cosa, intanto non ci sono colori, non è un errore della sì, magari il bianco e nero non sarà proprio quello per l'originale, tuttavia voglio dire, questa riproduzione qui, tuttavia non ci sono colori, e allora chiediamoci perché. Perché i colori sono segno della vita e il bianco e il nero sono segno di una condizione di morte o di rischio di morte, in questo caso di un dramma feroce. Non solo, ma non c'è il sole, qui non c'è nessuna luce che illumina, qui c'è soltanto una lampadina elettrica, una lampada, e una lampada a mano che viene portata da questo braccio che si inoltra in questa finestra incredibile. E poi ci sono questi volti stravolti, c'è il toro, chiaro simbolo della Spagna, della violenza, e questa donna disperata che ha in mano il suo bimbo e il cui dolore è espresso con la tecnica del surrealismo, con la tecnica della trasformazione della figura umana. Picasso la cominciò già nel 1906 con le Demoiselles d'Avignon, un ritratto da alcune amiche sue in un postribolo di Avignon. E le stravolse completamente. E di lì iniziò il cubismo. Il cubismo che voleva dire, adesso lo sintetizzo in maniera banale, voleva dire utilizzare blocchi di immagine contrapponendoli a loro, contrapponendoli tra loro. Quindi creando una situazione paradossale rispetto alla visione normale di un quadro. Cioè uno si aspetta di vedere una figura umana. Oggi no, perché oggi sappiamo già che cos'è l'astrattismo, cosa sono le nuove tendenze, gli happening e le altre cose di questo tipo. Ma di fronte a questo quadro, ripeto che è del 36-37, e che ovviamente non venne esposto in Spagna, ma venne traslocato in Francia, che ancora era un paese libero nel 37, la Francia venne occupata dalle armate tedesche nel giugno del 1940, questo quadro, che per fortuna è tornato in Spagna ed è adesso, era prima al Museo Reina Sofia, credo che adesso sia al Prado, credo, vero? È al Prado. Questo quadro che è enorme, 9 metri qualcosa per 3, è un quadro enorme. Questo quadro, ripeto, è il dramma, si percepisce anche attraverso lo stravolgimento di queste figure, anche attraverso la tecnica cubista. Il cubismo non rappresenta la realtà, ma in questo caso la rappresenta con una forza icastica ancora maggiore, ancora più straordinaria. Ma la cosa più straordinaria è che in questo quadro così terribile c'è un segno di speranza. C'è un segno di speranza, che è il fiore, che è quel fiore. Perché dalla mano di questo soldato morto, con una spada spezzata, nasce un fiore. Nasce un fiore, quindi vuol dire che vuol dire che la speranza continua. C'è una cosa molto bella legata a questo quadro, vediamo un po' se riesco a trovarlo. Io avevo fatto una scheda di questo, ecco, Guernica di Picasso. C'è una frase riportata di un bambino, adesso lo trovo, abbiate pazienza. Il quadro è qui riportato, eccetera, eccetera,
e vi leggo il commento di questo bambino. Leggetelo voi magari, perché io sennò... Dunque, è riportato da David Grossman, che è il libro della grammatica interiore. Il bambino guardava il ragazzo, fissava il cavallo al centro del quadro. Sentì che involontariamente anche le sue labbra si accartocciavano sui denti, come quelle del cavallo morente, e i suoi occhi quasi gli uscivano dalle orbite, insieme agli occhi del cavallo che stava soffocando. Il suo sguardo si andava lentamente allargando al resto del quadro. Ora vedeva anche l'uomo che giaceva ai piedi del cavallo, la mano stretta sulla spalla, la bocca spalancata in mano. Vedeva la figura del toro con gli occhi, eccetera, eccetera, poi vide i torturati, i bandieri dei corpi straziati, eccetera. Indietreggiò pesantemente, uscì dalla stanza con passi gelidi e disse: nulla qui è come in un quadro deve essere, perché qui è tutto stravolto. Perfino io so disegnare facce di uomini più giusti. Persino io posso disegnare meglio di un bue. Meglio un bue, scusate. Ma questo è bellissimo. Le lacrime gli mostriamo gli occhi. Quindi vuol dire che il quadro, pur nella sua complessità visiva, colpiva l'immaginazione di un fanciullo con la stessa forza icastica con cui colpisce anche lo storico dell'arte, anche chi è più dotto, anche chi si avvicina con più cultura a questi esempi. Vabbè, questa è la parte, questi sono alcuni brevissimi esempi tratti dalla storia dell'arte. Ora, prego. Posso fare un'osservazione? Certamente. Una e mezzo. Cioè, l'osservazione a metà è quella della Madonna greca che ha le mani così. Sì. Io pensavo fosse una... mi hanno sempre detto che è la Madonna orante, cioè si prega in questo modo qui perché viene dall'Oriente. Poi, tornando al palazzo di Teodorico, sopra alle tende laterali si vede la sagoma della testa dei dignitari. In quella centrale non si vede Teodorico. Nella centrale c'era Teodorico stesso. Ecco, però se uno guarda a destra, all'interno della facciata, c'è un mosaico che non si sa da dove venga, e che è il ritratto di Teodorico. Sopra c'è invece scritto Justinianus. Justinianus. Sì, Justinianus. Sì. E si vede che è stato manomesso perché in effetti è biondo, ha la corona e gli orecchini tipici dei Goti, non ha niente a che vedere con Giustiniano, che veniva dalla Grecia, che era moro e non aveva quell'addobbo lì. Potrebbe essere che questo quadro, che è così isolato, ritagliato lì, fosse stato ritagliato dalla scena del palazzo, da quello centrale nel palazzo. Domani mattina ci vado e lo vedrò su di me. La prossima volta lo vedrò su di me. Non so darle la risposta. Dovrei chiederlo forse a mio fratello, che è uno studioso. Probabilmente è uno storico dell'arte serio. È uno studioso profondo di questo. Devo dire che... Si viene in mente adesso. No, è interessantissimo. Domattina però sicuramente quello non è il ritratto di Giustiniano, eh? No, non è lui. È più Teodorico. Sì, sì. Domattina ci passo. No, adesso davvero. Comunque sia le mani così aperte che aspettano se non altro la benedizione dall'alto, sia quelle oranti sono sempre in ogni caso mani che hanno una capacità comunicativa bene augurante. Questo è il punto fondamentale. Non sono questo è il senso fondamentale. Io vi proporrei. Dunque, com'era il titolo già? Le mani dell'uomo. Antropologia, abbiamo già parlato un po'. Arte è questa. Letteratura. Grazie. E musica. E musica. Sulla musica, non ci arriviamo mica, cioè facciamo le 10 di sera. Ho portato due bottiglie di vino, se volete, nel frattempo. Secondo me, potrebbe, io direi di tagliare questa parte delle mie esternazioni.
le ho lette io, quindi vedete voi, insomma, se adesso questa è una specie di captatio benevolenza, il primo si va ad abbraccio a memoria e questo è il tentativo. Questo Ceronetti, purtroppo morto, era un geniale, un personaggio geniale, un scrittore geniale, morto nel 2018. Questo Ceronetti ha scritto questa poesia qui. Adesso la sentiamo, non dico recitata, ma letta da questo tipo. Poi vediamo di sottolinearne alcune parti. Non voglio stare qui a fare un'analisi specifica di carattere letterario, perché gli ex scolari ne hanno giunto abbastanza e comunque insomma non voglio ottenere su questo, però sentiamola perché è molto bella questa, che comporta delle contraddizioni molto forti. Se di dolcezze fu capace l'uomo, se di dolcezze fu capace l'uomo, le mani, utensile fuori uso, avranno ali per ricordarle. Tutti i suoni in quel cencio definito dove dormono carceri fuggite, come un notturno tossire esaurito, si avvolgeranno di amate voci, ai luoghi muti cesserà il bisogno. Le mani resteranno, forse due sole, dentro altre due, tra le infinite, né mie né tue, ma non ignote, ma care, a chi le plasmò e disfece, diranno tutto l'uomo, segno di carne tentata d'anima, eroiche lampade che il buio teme. Dunque, non è un testo facile, quindi sarebbe bello eventualmente soffermarsi a spiegare alcune parti, perché è un testo pieno di metafore strane. Voglio solo sottolineare una cosa, che le due mani non sono sole, quindi l'uomo non è solo, comunica con un altro uomo. Due mani si incontrano con altre due mani, tra le infinite, e non sono né le mie né le tue, sono le mani degli uomini che si cercano, che cercano di comunicare. E sono care a chi le plasmò e li sfece, ad un'eventuale ipotetica realtà metafisica, ma diranno tutto l'uomo che è. Qui ovviamente le nostre gnoseologie probabilmente si dissoceranno, l'uomo che è carne tentata di anima, cioè una metafora che indica la totale fisicità dell'esperienza umana, che nonostante la coscienza di questa fisicità, di questa limitatissima temporalità, tenta di crearsi un'anima, ovvero qualcosa che sopravviva alla sua morte, cercando di rendere infinita la fuga e la sua esistenza con sogni metafisici. Questa è la visione di Ceronetti, ovviamente che in qualche modo corrisponde alla mia, ma questo ovviamente è un modo per leggere questa tematica. Questa è molto bella, la leggo così in diretta, è di José Saramago, che è intitolata Mani Pulite, che l'ha scritta prima del nostro Mani Pulite. Dal gesto di ammazzare con le mani, il modo di impastare, cioè di creare qualcosa di vitale e un cibo che possa nutrire le persone. Quindi ammazzare è eliminare, impastare vuol dire dare vita, cercare di dare vita. Non diverge il gesto. Che bello che è il progresso, che sollievo. Col pulsante a destra eccoti il pane, col pulsante a sinistra facilmente, anche senza mirare, lancio il missile e il nemico centro. Terribile questa immagine. Ce ne sono tante altre, questo Il vecchio e le mani è anch'essa molto bella. Questo libro è, ripeto, è affascinante, ho trovato dei testi molto interessanti. Scorro così rapidamente, scusate se scorro così, ce n'è uno di Sibilla Verano, che è stata una delle antesignane del femminismo italiano, dei primi del Novecento. Sibilla Verano
è stata compagna per qualche tempo di quel pazzo che era Dino Campana e poi non ne poteva più delle sue. Ti ricordi che tu mi regalasti un libro che parlava della vita di Campana? Sì, sì. La notte delle stelle, come titola? È bellissimo, ce l'ho ancora e ti ricordo anche attraverso quello. Adesso scusate. E lei, Sibilla Aramo, scrive, è un po' enfatica, Sibilla Aramo, è un po' romanticamente enfatica, però è una donna straordinaria. Pensate che lei si sposò con un benestante ricco, poi a un certo punto non ne poteva più questa vita e l'abbandonò. E per ottenere il divorzio allora ce ne voleva. Erano primi del Novecento, primo decennio del Novecento, non erano tempi facili, come oggi peraltro. In generale, non per il divorzio. E poi fece una vita, essendo accusato ovviamente di essere una donna di facili costumi e così via, perché ovviamente basta che una donna si separi dal marito e già viene considerata tale. Veniva considerata tale e anche oggi spesso è considerata tale dagli sciocchi. Ma poi lei ha fatto una carriera, cioè è riuscita a imporsi anche come scrittrice, e il suo libro ebbe un notevole successo e rimase a lungo anche sulla cresta dell'onda, diciamo, delle vendite del suo libro. L'unico suo difetto è che poi si innamorò anche di Mussolini, e quindi, però insomma, un difetto, può capitare, gli errori sono... dice, ve la leggo così molto rapidamente perché non sto... Palme delle mani iscritte di segni, triangoli, rami, croci, stelle, tutta la mia vita che è stata e sarà. Cioè, la mano, e chissà di chiromanzia lo può sperimentare, però chissà di chiromanzia dovrebbe leggersi anche, e forse l'avrà già letto, un delizioso racconto di Oscar Wilde. Stupendo racconto di Oscar Wilde in cui lui... L'assassino. Bravo, esatto. Di Lord, non so chi... Rosselli, mi pare sì. Questo personaggio si fa leggere la mano al chiromante di turno di una serata tra la nobiltà inglese e il chiromante si rifiuta di leggere. Dice no, non posso dire quello che ho letto. Ma come? Insomma, per farla breve, il chiromante aveva letto nella mano che quel personaggio lo avrebbe ucciso di lì a qualche tempo. E quindi è un gioco anche ironico nei confronti delle credenze di romantico, comunque della possibilità di affidarsi completamente alla chiromanzia. Allora, tutta la mia vita è scritta in questo palmo della mano. Il punto è che io ignoro della morte e non temo. E altri che sembrano di confitti chiodi, ma intorno graggiano ali di gloria. O palme delle mani vi guardo come specchi, così umane e così arcane, appannati specchi che la luce più indore, brevi e morbide, e tanto destino inciso, immagini di immensi spazi e musiche, e fantasie e follie e solitudine e carità, linee in catena, in croce, in danza. O palme delle mie mani, scrittura d'astri. Questo ultimo verso è molto bello, è una metafora molto bella, come se nella mano fosse scritto in qualche modo il suo destino. Ecco, qui poi ho incontrato in questa antologia, e ho ricavato anche da altri testi, Antonia Pozzi, penso che la conosciate, è stata una scrittrice affascinante, morta suicida a 26 anni. A 26 anni. Lei si era innamorata del suo professore di filosofia, al liceo classico, a Milano, figlia di ricca borghesia milanese. E il padre le aveva vietato assolutamente, il padre, freudianamente, mentre la madre in qualche modo se non acconsentiva era meno rigida, il padre aveva vietato assolutamente di frequentarlo e di vederlo. E quindi lei ebbe una storia d'amore con questo personaggio che fu in realtà una storia di assenze, di lontananza, non una storia di vicinanza. E Antonia Pozzi, alla quale è stato dedicato un bellissimo libro, un bellissimo DVD qualche anno fa, che io ovviamente ho trovato e ho comprato, molto bello. Sarebbe bello fermarsi su di lei e studiare un po' più analiticamente la sua figura. È giovane, morta giovanissima, si era laureata in lingue e insegnava lingua straniera in un istituto di Milano. Il giorno in cui decise di troncare la sua gracile e giovanissima esistenza,
decise di prendere una dose di barbiturici eccessiva e poi andò all'abbazia di Chiaravalle, che è a sud di Milano, una bellissima abbazia gotica cistercense. Si appoggiò, era inverno, era febbraio, si lasciò andare sull'erba e lì la trovarono qualche ora dopo. E, i genitori ovviamente ne piansero da fine, ma nonostante questo impedirono all'editore che voleva pubblicare le sue poesie che lei mettesse la dedica alla persona che lei amava, che aveva amato. Vabbè, questo era un esempio di una vita spezzata troppo breve. Adesso non vorrei cadere nella... saltiamo Antonia Pozzi, a meno che non vogliamo finire con questa, perché direi che insomma l'ho già tagliato a sufficienza. Finiamo con la letteratura, però con la promessa implicita che facciamo una seconda parte. Sì. Sai così, perché sennò vedo già volti stanchi. Sto scherzando. Leggiamo. No, volti stanchi perché già venire qua con una giornata luggiosa come questa, è vero, Daniela? Ti ringrazio di essere venuto. Vabbè, facciamo, vi leggo solo quest'ultima poesia di Anna Lena, che è grandissima. Peverina è stato un personaggio purtroppo molto fragile, molto gracile, e si è lasciata anche andare a essere in qualche modo condizionata e sfruttata dai suoi amori. Lei si accendeva di entusiasmo per la prima persona che giustamente sottolineava la bellezza dei suoi testi, e poi ne soffriva fortemente perché poi rimaneva lasciata sola. Anche di lei c'è un bel libro che è uscito di recente, qualche anno fa, da Repubblica. Io dico di recente, ma magari è uscito 10 anni fa. Sentiamo questa qui, la recitate e poi chiudiamo. Oh, scusate. Ce la faccio? Alda Merini, le mie impronte digitali. Le mie impronte digitali. Prese nel manicomio, hanno perseguitato le mie mani come un rantolo che salisse la vena della vita. Quelle impronte digitali dannate sono state registrate nel cielo e vibrano insieme, ahimè, alle stelle dell'Orsa Maggiore. Sapete che lei è stato in manicomio? Il proprio genitore ha preso in manicomio. Dannate perché li avevamo presi in quella condizione. Va bene. Vi ringrazio di essere stati così pazienti. Ci sentiamo, spero, un'altra volta. Grazie. Grazie. Vorrei ringraziare il professor Brigante, grazie per con noi per averci concesso questa lezione, e noi ne vorremmo organizzare altre se la cosa vi interessa, se vi è piaciuta. È un modo per noi, per chi è stato un suo studente, di riappreciare, ripassare o imparare per la prima volta, perché non è che eravamo sempre così attenti. Sottolineiamo questo. Nonostante noi fossimo una classe di brave persone, in realtà le lacune si notano. Ecco. Io mi porto a casa un pizzico, ma non solo un pizzico, di sana invidia per gli studenti che ha avuto lei. Anche vero. Davvero. Quindi, molto grazie. Io chiederei a tutte le persone che non conosciamo di lasciare il numero di telefono, così la prossima volta che organizzeremo questi incontri vi possiamo contattare.
E poi il professore naturalmente ha una cultura immensa anche sulla musica e vorremmo... Che Dio! Se facciamo di nuovo sulla musica, la facciamo suonare anche lei. Abbiamo chi canta, non sono io. Una volta iniziamo dalla musica. Sì, direi, allora, io non ricordo bene il titolo, ma... facciamo un incontro sulle mani e la musica. Va bene. Naturalmente anche lì ho fatto delle scelte che sono legate ai miei gusti musicali, però conoscendo, avendo rivisto per fortuna, avendo risentito quattro mesi fa Marcello, sapendo i suoi interessi, i suoi di Alessandro, di questo centro, di questo, potrei anche completare il discorso musicale che mi anticipo già in finale con dei brani di musica indiana, ma non, forse non la conoscete. Conoscete John McLaughlin? Bene, allora sarà una sorpresa. Si può presentare, no?